Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Dora Red. Oggi finalmente ritorno a fare video come avevo promesso e volevo parlarvi di alcune cose bene e spiegarvi cosa ho preso, cosa ho meno e perché il mio canale si chiama Dora Red. Prima cosa, come sapete, ho sempre parlato che dovevo prendere una fotocamera, alcune attrezzature e finalmente l'ho fatto. Non al 100% perché mancherà l'ultima cosa che prenderò verso maggio-giugno, che servirà per una cosa in cui parlerò in questo video. Prima cosa, voglio spiegarvi come è nato Dora Red. All'inizio il canale doveva essere aperto da due persone, io e da una mia amica, anche se oggi ormai non abbiamo più i rapporti di prima, però il nostro canale ha preso questo nome per il semplice fatto perché abbiamo scelto due colori, i nostri preferiti, e abbiamo formato Dora Red, che sarebbe arancio e rosso. E in quel caso all'inizio abbiamo pensato che il canale sarebbe tipo rappresentato, tra virgolette, da un logo che sarebbe l'arancia. Beh, teoricamente il nome è quello, sarebbe l'arancio rosso, però il suo logo doveva essere un'arancia. Poi con i cambiamenti e tutto, il canale non doveva essere solo fatto di gameplay o di videogiochi, ma alla fine so che in tutto il mio corso di questo canale, almeno gli ultimi anni, ho sempre votato gameplay. Se non negli ultimi mesi, in cui ho portato per la prima volta una cover, anche se è venuta di una qualità scarsa, oppure della serie dei giochi da tavola. Bene, cosa volevo dirvi in tutto ciò? Il nome è nato da questo. Io tempo fa avevamo fatto già dei progetti che riguardavano alcune cose e io voglio portare quel contenuto e non più semplici gameplay o altro. Ok, sì, ci saranno sempre gameplay, una cosa comunque che è rimasta al canale, li porterò, però voglio proprio serie che sono più interessanti, che possono intrattenere le persone. Non voglio fare più quei video in cui ci sono serie lunghe che vengono viste, oppure giocare a Minecraft. Ok, ad esempio, per farvi uno stupido esempio, ho portato la live nell'ultimo periodo, quello di Minecraft. Lì ci sta, è una cosa molto più divertente e mi piacerebbe farlo in questo modo. Bene, finito di parlare ciò, voglio cambiare non solo la qualità per quanto riguarda della fotocamera, delle attrezzature, ma riguarda anche la grafica del canale, che a breve infatti sarà finita e postata sul mio canale, anche su Facebook. Questo ovviamente è una stupidaggine, ma anche una cosa che voglio cambiare è il modo in cui parlare, il modo in cui interagire, cioè quello che voglio intendere, ok, fin qui ci siamo, è quello che voglio proprio dire, che da oggi le cose verranno programmate meglio. Nel senso che non vuol dire che un copione, faccio il gioco una partita e poi leggo il copione come un ritardato, no, quello no, semplicemente tipo voglio portare giochi da tavolo, ma voglio farlo in modo studiato, con cose scritte, con cose concrete, e voglio portare anche due episodi al mese dei giochi da tavola, però fatti bene. Questo è il mio obiettivo, con riprese migliori, per quanto riguarda il linguaggio, il modo di parlare e anche il modo di mostrare quello che c'è del gioco, ovviamente regole e cose varie. L'ultima cosa è che voglio parlarvi un po' cosa voglio portare. Come ho già specificato in un video che ho fatto a caso, ma era per far capire che comunque sarei ritornato, avrei voluto fare seriamente col mio canale, è ciò che voglio fare, infatti voglio solo semplicemente dire ci saranno gameplay, questo è ovvio e non lo metterò mai in dubbio, gameplay fatti bene, porterò le live se ho la possibilità, è una cosa che voglio fare perché comunque ti diverti e spero che anche le persone che hanno visto le ultime live si sono divertiti e mi fa tanto piacere, si sono iscritte altre persone nuove e questa cosa mi fa tanto piacere, quindi è una cosa che vorrei portare. E oltre alle live e gameplay, le cose che diventeranno necessarie per il mio canale saranno i giochi da tavola, che per me è una cosa che voglio fare perché ci tengo ed è una cosa che io amo fare e lo farò, ma voglio farlo bene. E oltre a queste cose voglio portare anche vlog, voglio portare anche quando partirò, ad esempio se farò viaggi, oppure non so, anche fare un video mentre andiamo in giapponese per spiegare alcune cose in fretta. Non so, avete capito, cioè non voglio solo un canale che sia fatto per videogiochi, quindi semplicemente ci saranno tutte queste cose.
E la cosa più importante, ve l'ho detto, saranno i giochi da tavola, ma ci sarà anche un'altra cosa, appunto, che riguarderà con le ultime attrezzature che arriveranno verso maggio-giugno, che riprenderò quel periodo, poi spiegherò con calma perché quel periodo, perché quel mese e cosa voglio fare. Quello che adesso posso solo dire una cosa, perché non vorrei spoilerare nulla e soprattutto voglio che le cose vengano fatte bene e le cose vengano fatte soprattutto, che io lo dica adesso e poi a maggio non faccio un cavolo, per me è una cavolata. Però vi dico, vi accenno che sarà una cosa molto importante come giochi da tavola nel mio canale e sarà uno show che riguarderà, cioè show barra tipo notizie, poi con calma vi spiegherò tutto bene, però vi voglio dire solo che sarà una cosa molto importante in cui non ci lavorerò da solo ma anche con altre persone, quindi voglio dirvi solo che io seriamente voglio fare col mio canale, voglio portare contenuti che sono creati da me, fatti da me in un modo che posso fare solo io e spero che sarà così, quindi ragazzi vi prego abbiate tanta pazienza se alcuni periodi non farò dei video, alcuni sì, perché comunque adesso non ho una casa mia, ok? Fin qui non ho ancora una casa, quindi significa che io per adesso, se in una settimana posso fare 2-3 video, bene, se ne posso farne solo uno, troppo non posso farci nulla, e se capita che non posso proprio farlo, ragazzi, non mi picchiate. Tutto qui. Questo era tutto ciò che volevo dirvi, sia del mio canale e dei miei progetti, e spero che tutti possiate supportarmi e lasciare tanti mi piace. E nella descrizione, se volete, c'è il mio Instagram, la pagina Facebook e altre cose che riguardano i miei canali e tutto. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!